A pochi giorni dal voto, che campagna elettorale è stata e che Abruzzo ha trovato percorrendolo in lungo e in largo? Beh, ho trovato un Abruzzo che ha voglia di cambiamento e di un cambiamento vero. Tutti i cittadini, gli interlocutori che abbiamo incontrato, associazioni, imprese, associazioni di categoria, ci hanno detto che insomma non se ne può più dei governi passati e della inattività dei governi passati, dell'incuria dei governi passati, per cui credo che sarà un Abruzzo a 5 stelle. Ho trovato un Abruzzo abbandonato e desolato, quasi senza speranza, un Abruzzo che però ha le energie per tornare a crescere e noi dobbiamo stimolare e stimoleremo proprio queste forze, le energie migliori dell'Abruzzo e della sua migliore gente e restituiremo all'Abruzzo il sorriso e la serenità. L'ho trovato purtroppo sempre più abbandonato, con aree interne abbandonate, quelle famose aree interne che tutti quanti dicono sì sì aree interne e poi magari c'è solo il manifesto di Casa Pound. E da lì ti dà più forza e più stimolo di fare qualcosa. Una campagna elettorale del tutto particolare, caratterizzata dal fatto che il nostro progetto politico, la nostra nuova coalizione civica popolare, frutto dell'alleanza tra progressisti, cattolici, moderati, liberali, è capace di muoversi in autonomia, di formulare una proposta. Io assumo gli impegni con gli abruzzesi, io cercherò di mantenerli, farò tutto, di tutto per mantenerli, gli altri invece stanno invadendo con ministri, con i sottosegretari, con i parlamentari, con i leader di partito la nostra regione, facendo propaganda, non impegnandosi su nulla, mettendo in ombra gli altri candidati. Cosa c'è di positivo e cosa invece di negativo dell'esperienza amministrativa di D'Alfonso? Bah, solo cose negative. Non riesco a trovare francamente esperienze positive in questa vicenda del Partito Democratico e di Luciano D'Alfonso. Purtroppo ogni incontro che ho avuto con qualunque categoria, in qualunque città, in qualunque luogo dell'Abruzzo ho trovato soltanto persone che si sono sentite tradite nella loro fiducia e abbandonate nelle loro aspettative, nel loro diritto di essere considerati cittadini di serie A. E questo è un problema grave che dobbiamo subito recuperare, perché la credibilità delle istituzioni passa anche attraverso il rapporto di fiducia che si può instaurare con la gente che abita in Abruzzo. D'Alfonso di positivo ha fatto che ha dimostrato per l'ennesima volta la capacità amministrativa del PD in questa nazione e quali sono state le priorità e quali sono oggi le priorità del PD. Purtroppo è una libera scelta, tutta la giunta D'Alfonso sarebbe candidata, quindi di fatto con tutto il rispetto per la persona, dico del dottor Legnini, ma non penso che la sua lista vada a fare qualcosa di molto diverso da quello che ha fatto D'Alfonso, anzi che non ha fatto D'Alfonso. Guardi, di cose positive ce ne sono, la programmazione importante delle infrastrutture, tutto ciò che c'è di non positivo io lo cambierò con un nuovo metodo di governo incentrato sulla responsabilità, sulla collegialità. Lo cambierò anche dando priorità ad alcuni temi quali il lavoro, la crescita dell'economia, rimodulando e riprogrammando sia i fondi comunitari sia una parte del fondo di sviluppo e coesione, i progetti validi, quelli che ci provengono dal passato sulle infrastrutture, sui porti, su molti obiettivi di recupero ambientale, di dissesto, di manutenzione delle strade, le completeremo, le attueremo, le porteremo avanti e anzi per quel che riguarda la manutenzione delle strade cercheremo di rafforzarle ulteriormente. La sanità occupa la gran parte del bilancio regionale ed è sempre tema ostico per chiunque governi. Come si conciliano il contenimento dei costi e il mantenimento dei servizi sul territorio? Beh, noi abbiamo presentato un programma di governo che punta appunto, scusate il gioco di parole, a contenere gli sprechi, o meglio a tagliare gli sprechi, ce ne sono tanti, ci sono gli affitti d'oro che possono essere tagliati, ci sono i noleggi d'oro di macchinari a 6.000 euro al giorno quando si farebbe molto prima ad acquistarli, c'è da risparmiare sulla spesa farmaceutica, ci sono tanti soldi stanziati e tanti milioni di euro stanziati dal Ministero sul fondo per l'edilizia sanitaria destinati alla nostra regione che possono essere utilizzati, per cui i soldi ci sono, il problema è soltanto come utilizzarli. La scusa che c'è stata fino ad oggi propinata per depotenziare gli ospedali minori, per tagliare i reparti, per tagliare i posti letto, e cioè quella del non ci sono i soldi, è una bugia, non è vero, ci sono, devono essere solo ottimizzati.
Intanto riorganizzando per davvero i servizi, la riorganizzazione che c'è stata ha impoverito la sanità periferica, la sanità del territorio, aggravando la condizione di lavoro negli ospedali centrali. Questo ha significato liste di attesa più lunghe, abbandono delle cure da parte dei malati più fragili, mobilità passiva, cioè gente che va fuori dalla regione a farsi curare perché non la trova qui, e questo comporta anche un raddoppio dei costi. Ecco, noi ripartiremo da questo e siamo sicuri di poter garantire una migliore qualità dei servizi a costi anche minori di quelli attuali. Vabbè, mantenendo i servizi sul territorio li stanno tagliando tutti quanti, quindi è una dispersione assoluta. Ci bisogna vedere le spese, perché non si possono spendere soldi tipo creare delle figure dirigenziali, i cosiddetti super pippo a 200.000 euro l'anno, che non sono inquadrati neanche nel contratto collettivo nazionale di lavoro. La sanità deve essere rivista nelle spese. Abbiamo un progetto bellissimo che è la creazione di un'unica ASL regionale, quindi un unico centro di acquisti, una commissione con personale medico, infermieristico e cittadini. C'è da poter lavorare, potremmo trasformare l'Abruzzo veramente in una bellissima esperienza pilota da poi mandare in tutta Italia. Noi possiamo inaugurare una nuova stagione delle politiche sanitarie, perché in questi anni siamo usciti dal commissariamento, abbiamo ridotto i debiti, possiamo avere avremo qualche risorsa in più derivante dalla premialità per l'aumento dei livelli essenziali di assistenza. Inoltre faremo una riforma molto incisiva, concentrando funzioni, programmazioni sugli acquisti, sugli appalti, sulla programmazione sanitaria in un'unica struttura regionale, generando risparmi. In questo modo potremo tornare ad assumere medici, infermieri, personale tecnico, personale paramedico. Possiamo rimettere mano anche a una parte della programmazione della ridefinizione della rete ospedaliera, anche dei piccoli ospedali, superando le criticità, rafforzando la sanità del territorio, proseguendo con gli investimenti sulla digitalizzazione, completando la digitalizzazione di tutto ciò che può essere digitalizzato, insomma animando e promuovendo una nuova politica sanitaria che oggi è possibile su basi più solide rispetto al passato. L'Abruzzo è ancora una regione a due velocità, fiscalità di vantaggio piuttosto che investimenti straordinari o piani infrastrutturali. Quale intervento immediato e concreto propone per le aree dell'entroterra? Beh, entrambe le cose. Le infrastrutture sono importanti, a cominciare dalle strade, proprio dalla viabilità delle aree interne, quindi non soltanto le grandi infrastrutture ma anche la viabilità ordinaria è certamente una priorità. Insieme al ministro Toninelli abbiamo parlato e discusso poi della velocizzazione delle tratte ferroviarie, quindi sia quella adriatica sia quella Pescara-Roma-L'Aquila-Roma, che sono assolutamente necessarie per togliere l'Abruzzo dall'isolamento. Con il ministro Costa invece abbiamo presentato delle proposte sulla fiscalità appunto di vantaggio per le aree interne, soprattutto in quelle aree contigue ad esempio ai parchi e alle riserve, fiscalità di vantaggio che sarà di competenza regionale per quanto riguarda parchi e riserve, di competenza regionale e ministeriale per quanto riguarda le competenze dello Stato. Insomma, abbiamo grandi progetti, ci stiamo coordinando con tutti i ministeri per sviluppare in 5 anni la nostra regione, per dare una svolta insomma alla nostra regione. Intanto l'entroterra ha vissuto la devastazione del terremoto ed è ancora con una situazione di ricostruzione tutta da avviare e completare. E questa è una priorità assoluta che deve rimettere in piedi anche quella parte del territorio. E poi c'è bisogno di un riequilibrio complessivo. Servono le infrastrutture per permettere alle persone che vivono nelle aree interne di poter restare lì, custodi del loro territorio, ma senza subire lo svantaggio competitivo di una condizione più difficile in cui vivere. Strade, ferrovie, trasporto pubblico, logistica e poi tutte le misure che anche insieme al governo nazionale stimoleremo, come la fiscalità di vantaggio, i fondi per i piccoli comuni e per dare veramente sostanza alla legge sulla montagna che esiste ma che non è finanziata. Allora, prima di tutto lì si risolve subito con il programma di Casa Pound, togli il pedaggio da A24 e A25, completamente gratuite, fai il mutuo sociale e il reddito di natalità, specialmente per quelle aree laddove c'è lo spopolamento. Un'indicazione di metodo
che è anche di sostanza. Noi vogliamo smettere di ritenere le aree interne, i piccoli comuni, come un problema da annoverare in un lungo elenco di problemi. Vogliamo invece far sì che tutte le politiche che la Regione promuove contengano un capitolo, contengano un'attenzione, una priorità sulle aree interne, per invertire i fenomeni di spopolamento e di impoverimento che sono in atto in questi anni. Questo riguarda la politica sanitaria, questo riguarda la politica della mobilità, la politica del turismo, la politica dell'agricoltura, i servizi essenziali, anche quelli relativi all'istruzione, alle scuole, e poter proseguire. Insomma, far sì che il tema delle aree interne costituisca sempre più parte integrante e sostanziale degli obiettivi di governo. I trasporti e i collegamenti restano tra i fattori che frenano la competitività dell'Abruzzo dal punto di vista infrastrutturale, ma anche tecnologico. La Regione cosa può fare per colmare questo gap? Dunque, il primo intervento che può fare è quello di rivedere, ad esempio, il gemellaggio con l'autorità portuale di Ancona, e rivederlo nel senso di associarci all'autorità portuale del Lazio e quindi di Civitavecchia. Noi siamo già in contatto sia con parlamentari regionali del Movimento 5 Stelle, sia con il sindaco di Civitavecchia, e ne abbiamo già discusso con il ministro Toninelli per rivedere questa scellerata decisione di aggregarci ad Ancona, che evidentemente sulla stessa costa ci fagociterebbe, e invece di associarci con Civitavecchia per far sì che i porti abruzzesi diventino lo sbocco sull'Adriatico di Civitavecchia, che ha già un traffico merci e commerciale straordinario, turistico straordinario, in modo tale da potenziare le nostre coste, potenziare i nostri porti, potenziare le infrastrutture di collegamento, creare quel famoso corridoio adriatico-tirrenico e quindi sviluppare anche le aree interne. La Regione deve mettere in campo tutte le risorse disponibili e soprattutto premere nei confronti del Governo nazionale, perché la questione dei trasporti e delle infrastrutture è una vera emergenza nazionale. L'Abruzzo è stato marginalizzato e tagliato fuori sia dall'alta velocità. Stiamo ancora aspettando che sulle autostrade si prendano decisioni, i porti sono tutti sottodimensionati quando non sono addirittura insabbiati, e bisogna fare da questo punto di vista delle scelte strategiche e degli investimenti importanti. Incalzeremo anche il Governo nazionale per ottenere questi investimenti e questi fondi, perché l'Abruzzo non è una regione di serie B. Ah, io ho già detto, le autostrade, specialmente la 24 e 25, che sono infrastrutture strategiche per legge, devono essere liberalizzate, nel senso devono essere riportate sotto controllo ANAS e totalmente gratuite. È inutile che facciamo poi quei lavori di investimento su fibre ottiche, superfibra e vi dicendo, come abbiamo un esempio nel Teramano, dove nessuno c'è la superfibra, è stata inaugurata da personaggi molto famosi del governo nazionale, però ancora nessuno può fare il contratto perché la burocrazia blocca tutto. La Regione deve investire le risorse su cui dispone, attuare i progetti, e c'è un programma infrastrutturale molto ambizioso, molto vasto, penso per tutti al completamento della Fondo Valle Sangro, che è stato appaltato, frutto di risorse finanziarie che abbiamo trovato nel tempo. Io le feci stanziare nel 2012-2014 e poi sono state completate con il master plan. La Regione deve attuare quei progetti, quei programmi sui porti, su tutti i quattro i porti abruzzesi. La Regione deve pretendere dal Governo nazionale la velocizzazione della rete ferroviaria, deve Roma-Pescara, a partire dalle tratte Avezzano-Roma, Pescara Sulmona, per quest'ultima vi sono già risorse stanziate di 116 milioni di euro che vanno spese. Deve e dobbiamo rafforzare l'aeroporto abruzzese, favorire l'integrazione logistica, tutto ciò che serve a rendere più veloce, più efficiente la linea nord-sud, la linea est-ovest, per la portualità e non solo. Infine, risolvere, lo deve fare il Governo nazionale, per noi sarà un assillo, insisteremo
il problema della sicurezza sismica, della sicurezza in generale, del blocco delle tariffe della nostra autostrada. Toninelli non ha, il ministro Toninelli non ha risolto un ben nulla, poiché ha solo bloccato le tariffe che erano state bloccate anche negli anni scorsi, non individuando ancora una soluzione. Bisogna individuare una soluzione. Qual è il bilancio dell'utilizzo dei fondi comunitari spesi e nell'ultimo scampolo della programmazione 2014-2020? Che possibilità ci sono di sfruttare fino in fondo e fino all'ultimo euro le risorse disponibili? Fino all'ultimo euro non lo so, perché insomma i ritardi sono gravi. Certamente noi faremo tutto il possibile per rimodulare la vecchia programmazione e avremo il compito di stilare tutta la nuova programmazione 2021-2027, quindi si tratterà di centinaia di milioni di euro che noi abbiamo già deciso e dichiarato di investire nel lavoro e nelle imprese, cioè aiuti alle piccole e medie imprese, aiuti alle grandi imprese. Per le piccole soprattutto accesso al credito, credito d'imposta, incentivi per le assunzioni, per le grandi ricerca, sviluppo, innovazione e per tutti diciamo investimenti sulla formazione. Il grosso gap della nostra regione è che la formazione è lasciata un po' al caso, invece noi dobbiamo puntare ad individuare quali sono i lavori del futuro, quali sono i mestieri del futuro. Mi viene in mente l'operatore turistico, visto che noi punteremo molto sul turismo e puntare la formazione sui mestieri del futuro e sulle, come posso dire, le attività che valorizzano il nostro territorio che non possono essere delocalizzate. Il bilancio, come detto prima, è pessimo perché parlano i dati crudi, sono meno del 10% di fondi utilizzati, quindi c'è una condizione di estremo arretratezza e di grave pericolo per la permanenza di questi fondi in capo all'Abruzzo, quindi noi appena entreremo in carica metteremo tutte le nostre energie per capire come evitare questa perdita di fondi e come poter recuperare fino all'ultimo euro da utilizzare per il lavoro e per lo sviluppo della nostra regione. Ma guardate, io, a parte che siamo contrari alla UE, all'euro e vi dicendo tutti questi discorsi, purtroppo dobbiamo usare questi fondi perché, visto che siamo contributori netti, cerchiamo di riprenderci un po' di soldi che gli diamo a questa Unione Europea. I fondi per me sono stati mal finanziati, hanno fatto tante lamentele di questo master plan che doveva andare a Genova, però non hanno parlato mai di quei 10-12 milioni di euro di progetti già finanziati che non sono stati mai realizzati, preferendo andare a rispendere sulla scuola di sci dopo 2-3 anni altri 250.000 con i 400.000 precedenti. È logico che non è solo una questione di prendere i fondi ma anche di come usarli. Possibilità ci sono e vanno utilizzate appieno. La nostra regione ha raggiunto livelli di spesa che sono in linea, anzi sotto alcuni aspetti superiori a quelle di altre regioni. Il problema della lentezza nell'utilizzo dei fondi è un problema di tutto il sistema nazionale, di tutte le regioni o di gran parte delle regioni. Noi con la grande riforma dell'istituzione regionale che faremo, delle sue strutture, daremo particolare attenzione alla necessità di rafforzare la capacità di attuazione dei programmi, la capacità di spesa, la capacità di velocizzare le procedure. Ciò riguarderà innanzitutto i fondi europei, ma non solo i fondi europei. L'Abruzzo ha enormi potenzialità turistiche, ma continua ad attrarre presenze molto inferiori a quelle a cui potrebbe ambire e la gran parte delle presenze si registra in un'area molto circoscritta della costa teramana. Qual è la sua idea per destagionalizzare il turismo in Abruzzo e rendere attrattiva l'intera regione? L'idea è di copiare le realtà che funzionano, io non so perché questo non sia stato già fatto, creare un'agenzia unica regionale che si occupi di fare promozione, valorizzazione, promozione e anche commercializzazione del prodotto Abruzzo. Il problema è che si è lasciato alle 12-13 DMC presenti sul territorio il compito e l'onere di promuovere singole porzioni di territorio in Italia o all'estero. È chiaro che non ce la possono fare neanche finanziariamente a sostenere questo tipo di promozione. Noi abbiamo in mente un'agenzia unica che promuova tutto il territorio, che operi su una piattaforma internet unica in cui una persona può accedere, innamorarsi di quello che vede, delle immagini che vede e già prenotare dei pacchetti vacanza che riguarderanno e nei quali saranno inserite sia località di mare sia località di montagna, percorsi
percorsi, noi punteremo molto sui percorsi, penso ai percorsi dello spirito, alle tante camminate e passeggiate che si possono fare ad esempio tra un eremo e l'altro nella nostra regione, a percorsi di escursione, insomma c'è tanto da fare. La brutta notizia è che fino ad oggi non si è fatto poco o quasi niente, la bella notizia è che abbiamo ampissimi margini di crescita. Quale avversario? Parlano i dati, l'Abruzzo è quasi maglia nera d'Europa, è la penultima regione d'Europa nell'utilizzo dei fondi europei, parlo per solo quelli dell'agricoltura, stanno fermi al 9,5% di utilizzazione di questi fondi, rischiamo di perdere centinaia di milioni di euro se al 31 dicembre non avremo completato l'iter, non avremo assegnato questi fondi, è una vergogna che il Partito Democratico non può nascondere sotto la mistificazione, perché la realtà è sotto gli occhi di tutti e noi lavoreremo per portare questi fondi qui in Abruzzo, spenderli e utilizzarli per lo sviluppo della regione. Il turismo non può essere più diviso tra costiero e montano, devono lavorare in sinergia, bisogna fare investimenti sulla montagna, tipo le cabinovie, anche per dare possibilità ai disabili anche di poter vivere questa esperienza della montagna. Il problema qual è? Perché la regione, lato nord, la costa è più visitata? Perché di qua giù abbiamo A24 e A25, che la gente gli costa già solo 60 euro dell'autostrada e non ci viene. L'Abruzzo ha un grande potenziale turistico ancora da utilizzare, ciò che è stato fatto è importante, ci sono le presenze, c'è un buon livello di attrattività, ma si può fare molto di più, ci dobbiamo munire di una grande strategia di promozione del turismo, dell'identità regionale sui mercati nazionali ed internazionali, puntando sulle diversità della nostra regione, la montagna, i borghi, il mare, la realizzazione e completamento della più grande pista ciclabile d'Europa, da Martinsicuro a San Salvo, costituirà una leva formidabile al pari dello sviluppo del turismo invernale, di quello ambientale, di quello verde, del turismo lento che sta facendo passi avanti notevoli in questi anni. Quale avversario tra i candidati presidenti teme di più? Ma nessuno, temo l'astensionismo, temo purtroppo quelle tante persone che sono ancora sfiduciate dalla politica. Io invito tutte le persone che insomma non vogliono andare a votare perché non si fidano più, a volte a ragione, della politica, di darci una possibilità di leggere il nostro programma di governo, che non è un programma di intenti ma è un programma di provvedimenti ben precisi, di darci la possibilità di governare e di cambiare questa regione in meglio. Ma io non temo nessuno e rispetto tutti, perché la vittoria si conquista giorno dopo giorno e fino si giocano le partite fino all'ultimo minuto. Nessuno, noi è la prima volta che facciamo competizione elettorale regionale, purtroppo vedo che parlano sistematicamente, ma tutti quanti, di aria fritta, di cose irrealizzabili o di cose che saranno realizzate spendendo un sacco di soldi, per esempio il centro unico turistico, no, che vogliono fare, ma se non togli l'autostrada la gente non ti ci viene. Non temo assolutamente nessuno, io coltivo il confronto con i cittadini, assumo impegni, come ho detto, con i cittadini, credo nella democrazia liberale, nella democrazia rappresentativa, non credo alle grandi capacità previsive dei sondaggi, perché noi registriamo un crescente consenso, una crescente partecipazione, una crescente adesione al nostro nuovo e bello progetto politico. Il regionalismo differenziato, che è sostenuto dal governo, in particolare dalla Lega, rappresenta per l'Abruzzo un'opportunità oppure una iattura? Dipende da come verrà redatto. Vediamo. Io non sono una grande fan del regionalismo differenziato, l'ho sempre detto, lo sanno tutti. E tra l'altro non credo sia neanche una grossa distinzione tra Lega e Movimento 5 Stelle, più una distinzione tra Nord e Sud. Anche portavoce del Movimento 5 Stelle che sono del Nord lo sostengono. Io non ne sono una grande fan, l'ho detto, però dipende, insomma, vediamo come verrà impostato, se ci sarà anche il minimo sospetto di un pregiudizio per la nostra regione, io mi batterò per eliminarlo. Può rappresentare un'opportunità se questo regionalismo differenziato avviene nel rispetto di una cornice nazionale che garantisca anche alle aree deboli del paese la sussistenza e i livelli essenziali dei servizi, quindi se c'è una cornice federale
che rispetta l'unità nazionale e il principio di coesione e di solidarietà tra tutte le parti che compongono il nostro Stato, allora può diventare un'opportunità, al contrario sarebbe un problema grave e noi saremo garanti del fatto che tutto ciò che verrà a organizzare l'architettura istituzionale e costituzionale dello Stato sarà sempre rispettosa dell'unità nazionale e degli interessi generali del popolo italiano. È una iattura la volontà di creare da qui a breve piccoli stati staterelli o regioni e regionelle per arrivare a fare gli Stati Uniti d'Europa, perché questo governo giallo-verde non sta facendo altro che portarci verso gli Stati Uniti d'Europa, così noi perderemo ogni tipo di sovranità, perderemo la capacità anche economica di poter resistere a queste multinazionali o all'Europa intera. Ciò che è una iattura è l'idea di cui la Lega è portatrice non da oggi e farebbe bene a chiarire le sue intenzioni trattenere o portare più soldi al nord e conseguentemente meno risorse al centro e al sud. Noi su questo obiettivo ci opporremo con tutte le nostre forze, bisogna colmare i divari, non accentuare i divari tra nord e sud. Altra cosa è l'autonomia speciale su alcuni temi. Autonomia speciale significa rafforzare i poteri delle regioni sui temi peraltro previsti dalla Costituzione e trasferire le corrispondenti risorse per esercitare quelle funzioni aggiuntive. Su questo noi anche formuleremo una proposta al governo nazionale, lo faremo dopo aver ascoltato il consiglio regionale che sarà eletto, lo faremo di sicuro sulle materie ambientali, sulla ricostruzione e su altre materie afferenti allo sviluppo dell'economia che ci preme più di ogni altra cosa. Quale sarà il primo atto che adotterà la sua giunta qualora dovesse essere eletto? E ci sono già idee chiare sulla composizione del nuovo esecutivo? Dunque, il primo atto che mi sono ripromessa di compiere è di fare una ricognizione degli obiettivi che sono stati raggiunti o meno dai direttori generali delle ASL ed agire di conseguenza. Siccome le nostre ASL e la nostra sanità pubblica è ridotta un po' allo sbando, io credo che ci siano delle grosse responsabilità. Se vi sono responsabilità da parte dei direttori generali, saranno immediatamente rimossi e sostituiti con persone competenti e che hanno doti manageriali, ma non solo, la sensibilità anche di organizzare la medicina sul territorio e l'offerta sanitaria. Composizione della giunta non ci sono ancora, non c'è niente di definito, anche perché insomma dobbiamo vedere poi i candidati che saranno eletti, chiaramente, no? Ci sono insieme a me due consiglieri regionali che hanno già avuto esperienza, altri e tanti candidati che hanno esperienze di lavoro di formazione straordinarie, vedremo, insomma attendiamo l'11 di febbraio e vedremo. No, non stiamo qui a spartire poltrone, stiamo presentando un progetto di governo e poi il resto verrà da sé e sarà anche frutto del consenso che i cittadini avranno tributato alle liste e ai candidati, ed è giusto che sia così nel rispetto della democrazia e della partecipazione popolare. Tra le primissime cose da fare c'è quella di nominare una persona competente alla guida dell'ufficio ricostruzione per far ripartire questa che è una vera e propria emergenza. Ma guardate, le criticità ne sono tante, affrontarle tutte compiutamente non è semplice, anche burocraticamente impossibile, però ci sono le cose che si possono subito fare. Una regolamentazione sulla polizia locale per la sicurezza, quello si deve fare immediatamente, si può fare a intervenire sui fondi a bilancio per gli invalidi, per i disabili, si può andare a intervenire duramente con il governo affinché venga attuata la legge 2012 delle infrastrutture strategiche di A24 e A25 per renderle gratuite, si deve andare a combattere, che purtroppo sono guerre, con i vari ministeri per evitare la chiusura dei tribunali di Avezzano, Summona, Vasto, la chiusura dei centri nascita degli ospedali. Bisogna rimettere mano alla sanità. Sulla composizione dell'esecutivo bisognerà tener conto del consenso elettorale, sarò rispettoso del consenso elettorale, abbiamo 8 liste, lavorerò per produrre il massimo dell'innovazione possibile. E sul primo atto, io non sono di quelli che vuole impressionare con il primo atto. Oggi ho illustrato le misure concrete per il lavoro, per i giovani. Inizieremo da lì, inizieremo dalla verifica di tutte le possibilità
per promuovere la grande riforma della nostra istituzione regionale, che non funziona, che è troppo lenta, che è inefficiente, che deve tornare a posizionarsi in sintonia, a collocarsi in sintonia con i cittadini, con le imprese e con i comuni abruzzesi.